plans for final day. Stay in bed, drift away. It could have been our songs in the street. It was nearly complete, it was nearly so sweet. And now I'm singing three lines on the shirt. Jewels remain still gleaming. About football coming home, and then one night in Rome, we were strong, we had grown, and now I see it's ready for war. Guys are good as before, Shearer is certain to score, and Psycho screaming, three lines on the shirt, Jules remain still gleaming. Soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón, no preciso almohadilla, hoy lo veo en casa con dos coleguillas, uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme, sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentado en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Buon pomeriggio a tutti da RadioRomaFutura.it, questo è Club de Football. E beh, come detto, oggi giornata importante perché commenti sui vari campionati d'Europa, ovviamente i più importanti, Serie A, Liga e Premier League, e poi la chiusura del calcio di mercato. E subito con me abbiamo in collegamento telefonico Antonio Olivieri. Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Massimiliano, buonasera a tutti. Allora Antonio, questo è stato un weekend dove io devo dire la sincera verità, per chi ama il calcio non si doveva muovere dalla poltrona di casa, perché ci sono state anche belle partite anche molto tirate, dove secondo me si è visto anche bel gioco e anche dei campioni e poi dei risultati incredibili, no? Specialmente in Spagna e in Inghilterra, meno in Italia. Partiamo da Roma-Fiorentina, che partita hai visto? Allora, io devo dire la sincera verità, e l'avevo anche detto nell'intervento precedente dell'altra settimana, che tu sì, ti ricordi sicuramente, avevo preoccupazione per il cambio completo di tutta la difesa rispetto all'apertura di campionato dell'anno scorso. Non c'era Maico, non c'era Castan, non c'era Benassia, non c'era Balzaretti, e sono stati sostituiti, devo dire, sopra le mie aspettative. L'unica eccezione, a mio modestissimo parere, rimane la fascia sinistra, dove effettivamente io ritengo Cole, tu lo sai i miei dubbi su questo acquisto, al di là della sua grande esperienza, ma ormai ritengo che è un giocatore completamente svuotato, cioè nel senso che non ha più quel minimo di capacità di fisica, di reattività, perciò di fatto io ritengo che comunque sia è un giocatore che, e meno male che abbiamo comprato lì effettivamente quest'altro giocatore greco, che io onestamente non conosco, però sentendo giornalisti, leggendo anche qualche sito, mi si dice che sia molto forte dal punto di vista fisico, molto reattivo, molto veloce, perciò è quello che ci serve. E però Manolas è stata praticamente una conferma,
molto molto no, insomma, credo che insomma tutto sommato è un ragazzo di grande personalità. Story, i miei dubbi che avevo rimangono, è una scelta non prima ma un'ottima sicuramente riserva del duo che sarà a mio avviso sicuramente Castan Manolas. Taxidis, sicuramente giocatore insomma abbastanza confermato, perciò va bene. I Durbe l'ho visto molto bene, molto molto bene, sta crescendo bene, ha grande personalità, è un piglio argentino, grande combattente, grande corsa, grande tecnica. E poi onestamente tutto il centrocampo, perché ritornando a Cole, De Rossi, se tu te ne sei accorto, due volte è dovuto uscire chiudendo su quella fascia. Vero. E poi onestamente devo dire che è stato pure avvantaggiato lo stesso Cole dal fatto che mancava Cuadrado, perché con Cuadrado in campo sinceramente sarebbe stata, a mio modestissimo parere, su quella fascia soprattutto anche il primo tempo un elemento che avrebbe sicuramente spaccato la difesa della Roma, la velocità di Cuadrado rispetto alla lentezza di Cole. Però insomma devo dire che il primo tempo, diciamo, noi potevamo segnare il 2, il 3, Gervinho purtroppo è così, i centravanti veri e su tre palle ne mettono una dentro, noi ci abbiamo Gervinho perché Totti non è più un centravanti, no? Te ne sarei accorto, sì, che sì. Dall'anno scorso gioca a metà campo, no? Con quella grande, immensa capacità di leggere la partita in anticipo, con quei tagli che lui fa e mette le persone davanti alla porta, l'ha fatto con Florenzi, l'ha fatto praticamente con Gervinho, cioè lui è un uomo onestamente, l'unica cosa che si deve imparare è che non deve mettere la palla per terra, perché se mette la palla per terra onestamente gliela portano via, questo mi sembra logico, lo raddoppiano, gliela portano via, un difensore lo può saltare, il secondo mai, insomma, perché logicamente 38 primavere sono 38 primavere, gli infortuni, cioè è un uomo che se l'è sempre guadagnata la cagnotta, questa è la verità, perciò grande, grande e importantissimo capitano, bene Pjanić, ottimo De Rossi e immenso Nengolan.